Ha un altissimo valore simbolico perché rappresenta la bandiera della pace, c'è scritto pace, e la pace e la memoria sono due valori importantissimi, radicati nel DNA della nostra comunità. Infatti li ritroviamo ogni volta che transitiamo per Cavriglia, all'ingresso dei paesi, sui cartelli marroni dove c'è scritto Cavriglia, terra di pace e di memoria. Poi l'abbiamo collocata in un giorno particolarmente importante, simbolico, che è quello che ricorda le vittime dell'Olocausto, e l'abbiamo ulteriormente poi collocata in un posto particolarissimo. Siamo qui a Castelnuovo dei Sabbioni, in piazza Pertini, vicino al monumento ai caduti, vicino al monumento alla resistenza, e sullo sfondo, per chi si vorrà fotografare con questa panchina, troverà un'opera d'arte incredibile che appunto è stata realizzata 30 anni fa dal maestro Venturino Venturi, che 20 anni fa purtroppo ci ha lasciato. E quindi quest'opera parla appunto del lavoro, del sacrificio, della miniera e anche degli eccidi. Quindi è per questo che oggi abbiamo voluto fare partecipare a questa giornata con sentimento, con passione, ma anche lasciando un segno tangibile, che è questo messaggio di pace che rappresenta questa panchina gigante, che è stata donata dall'amministrazione comunale, dalla ditta HPM, che ha sede appunto nella zona industriale di Bomba. Quindi siamo soddisfatti per questo motivo, e appunto credo sia davvero importante lanciare questi messaggi, perché la memoria è davvero il vaccino contro l'indifferenza. C'è bisogno di farli questi gesti, non è retorica. Pensate a quello che è successo solo due giorni fa nel cuore della civilissima Toscana, in provincia di Livorno, dove due ragazzine quindicenni hanno aggredito un ragazzo di 12 anni solo perché era di origine ebraica. Questo di per sé potrebbe sembrare una ragazzata, un fatto anche da far scivolar via, ma in realtà lascia riflettere sul fatto dell'ignoranza in cui queste persone vivono, e quindi bisogna combattere ancora con forza, con determinazione, queste situazioni che potrebbero anche degenerare.